Ciao, sono Luigi Cocchetti, direttore generale della Pedretti Serramenti. Vi aspettiamo tutti numerosi nel nostro showroom di Andine Gaiano e di Curno. Sono passati 4 anni da quel 22 ottobre del 2016, quando sulla Brescia Iseo Edolo, all'altezza di Rodengo Saiano, un carro pianale carico di traversine, lasciato sui binari senza il freno di emergenza, si mise in moto sfondando la cabina di una motrice e uccidendo sul colpo l'operaio 34enne di Iseo, Nicola Franchini, padre di 2 bambini. Quella notte, secondo la ricostruzione del sostituto procuratore Carlo Pappalardo, Nicola Franchini, insieme ad un altro operaio 32enne di Iseo e ad un 58enne di Bisogne, stava svolgendo dei lavori di manutenzione dei binari. Quando il carro pianale, sganciato dalla motrice, sotto il peso delle traversine di acciaio, si è messo in moto, andando a scontrarsi poi con la matrice. Le barre d'acciaio sfondarono la cabina, provocando la morte sul colpo dell'operaio e causando il ferimento di un collega. In questi 4 anni la Procura ha svolto le indagini per risalire alle responsabilità di quell'incidente, arrivando nelle scorse ore a chiedere il rinvio a giudizio per il fascicolo di omicidio colposo e disastro ferroviario per 4 persone, ovvero il consigliere delegato, il direttore generale di Ferrovie Nord con delega alla sicurezza, e il macchinista e il manutentore, colleghi della vittima e tutti e due coinvolti nell'incidente. Sotto la lente della Procura, il documento di valutazione dei rischi, il sistema di comunicazione e l'omissione di alcune regole per la sicurezza, come quella di fermare il carro pianale con le staffe o il freno a mano.